Un saluto a tutti gli amici pescatori. Oggi parliamo di regolamentazione della pesca nei porti, perché sono tantissime le segnalazioni che ci arrivano tutte le volte che condividiamo un post relativo alle attività svolte in Toscana, in Lazio e in particolare conseguentemente al protocollo. La questione che principalmente ci viene posta è: ma perché certi tipi di attività non si svolgono anche in altre regioni, in altri porti, e ci arrivano segnalazioni dalla Sicilia, dalla Liguria, dalla Calabria? Quindi ritengo necessario fare con voi un breve punto della situazione per aggiornarvi sulle attività svolte, su quelle in corso e anche su alcuni problemi che abbiamo riscontrato. Come sapete, l'avvio del processo per la regolamentazione della pesca sportiva e ricreativa nei porti è avvenuto il 30 di luglio con la firma di un importantissimo protocollo d'intesa in Toscana tra la Regione, la Direzione Marittima della Capitaneria di Porto della Toscana, l'autorità portuale regionale e le autorità di sistema portuale coinvolte nella regione. E ha previsto, dopo la sottoscrizione del protocollo da parte anche delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative, FIOPS, FIPSAS e Arcipesca, l'avvio di un tavolo istituzionale che ha lavorato e che è arrivato quasi alla conclusione. Questo tavolo, nell'arco dell'anno successivo fino ad oggi, ha affrontato, insieme a tutti i comandi delle capitanerie e all'autorità portuale, per quelli che erano i porti oggetto del protocollo sui quali la regolamentazione avrebbe dovuto essere sviluppata, i luoghi e le modalità attraverso cui questa attività di pesca poteva e avrebbe potuto essere esercitata. Siamo ora all'ultimo passaggio, che prevederà la emanazione delle ordinanze che certificheranno il percorso da parte della Capitaneria e da parte dell'autorità di sistema portuale. Un percorso analogo è stato avviato con la Regione Lazio, dove, dopo la firma del protocollo tra gli stessi soggetti inerenti a quella regione, si è avviato proprio pochi giorni fa il lavoro del tavolo istituzionale, che avrà anche lì il compito di individuare luoghi e modalità di esercizio della pesca nei porti che sono contenuti nel protocollo. La Regione Liguria invece ha fatto sì che il testo del protocollo sia stato approvato dalla Giunta regionale e nelle prossime settimane riteniamo che sarà avviato il percorso per arrivare alla firma, e anche lì si potrà poi procedere con l'istituzione del tavolo e il lavoro che ne consegue. Siamo poi in attesa della convocazione della riunione di confronto per avviare il percorso anche con la Regione Marche e con la Regione Puglia, che sono altre due regioni con le quali riteniamo che ci siano tutte le condizioni per poter procedere, anche se in particolare con la Regione Marche dobbiamo scontare un certo ritardo. Insomma, se la sono presa comoda. Abbiamo fatto un incontro l'anno scorso praticamente a novembre e questa riunione non è stata convocata, ma non preoccupatevi, se vi dovessero essere problemi provvederemo poi a comunicarvelo in maniera corretta affinché possiate sapere quello che è il comportamento degli amministratori della regione nei confronti dei pescatori locali. Ci sono poi due città importanti che hanno avviato il percorso, che sono Ravenna, con l'omonimo porto di Marina di Ravenna, che è uno dei porti più importanti dell'Emilia Romagna, e Napoli, dove direttamente il sindaco De Magistris e la consigliera delegata al mare Villani hanno lavorato alla condivisione del protocollo, e siamo in attesa anche lì della firma e dell'avvio del percorso per quanto riguarda il porto della città per il momento. Poi riteniamo che ci siano le condizioni per estendere questo percorso anche alla regione. Dei grossi problemi invece abbiamo riscontrato con la Regione Calabria, perché a distanza di oltre un anno dagli incontri che avevamo avuto non abbiamo avuto segnali di disponibilità, o meglio, abbiamo avuto segnali per un protocollo che riguarda la posizione delle barriere artificiali in mare, ma sembra che non ci sia la disponibilità a lavorare sul tema dei porti con l'assessorato competente, e questo è giusto che i pescatori calabresi lo sappiano. Che cosa faremo? Abbiamo richiesto un appuntamento al neo ministro delle infrastrutture Paola De Micheli, perché riteniamo che il percorso che è stato attuato in Toscana e nelle altre regioni possa essere esteso a tutte le regioni italiane, se il ministro comprenderà l'importanza
della pesca sportiva e ricreativa nei porti per una fascia amplissima di pescatori e di popolazione. Ricordiamo che ci sono oltre 2 milioni di pescatori in mare che praticano questa attività. E ora veniamo alle vostre tante sollecitazioni. Ma perché non intervenite qui? Ma perché non intervenite in questo porto? Abbiamo un problema di chiusura perché la capitaneria non ci ascolta, il comune. Allora, noi non possiamo agire ovunque e in maniera incondizionata. Possiamo però supportare il lavoro di chi si mobilita nel territorio cercando di amplificarne la voce e la possibilità di essere ascoltati. Per questo in molte regioni sono nati dei percorsi che hanno portato alla firma del protocollo, perché si è riusciti a far comprendere che è dalla mobilitazione del territorio che si può creare le condizioni per lo sviluppo di un processo. E questo è quello che è accaduto in Toscana con le manifestazioni di Livorno, nelle Marche con le manifestazioni di Civitanova Marche, a Ravenna con un importante convegno che si è attivato e nel Lazio grazie a un impegno che dalla zona di Civitavecchia si è poi esteso. Quindi noi siamo disponibili ad esservi vicino. Scriveteci, contattateci, segnalateci i vostri problemi a info@fiops.it e cercheremo di costruire insieme a voi un percorso. Ma una grande responsabilità è anche nelle vostre mani, perché se si riuscirà a creare nel vostro territorio un clima favorevole a far crescere una richiesta, una proposta, sarà più semplice, perché non si risolve tutto con una telefonata della FIOPS o del direttore al sindaco o al comandante, è necessario che la richiesta provenga dal territorio. Magari questo richiederà un po' di impegno, ma vi assicuro che, come è successo nelle altre zone, i risultati arriveranno. Poi noi lavoriamo sulla dimensione nazionale per cercare di fare delle norme che rispondano a questi problemi. Nella speranza che queste informazioni siano state utili per comprendere il complicato mondo che ruota intorno al settore della regolamentazione della pesca sportiva e ricreativa nei porti, vi faccio i miei più cari auguri di buona giornata. Come sempre, avanti insieme.